pensate, l'ASL ha messo in campo un importante sforzo organizzativo e una squadra di medici, di operatori qualificata per garantire e mettere in sicurezza le fasce deboli della popolazione. Siamo con il direttore sanitario, il dottor Iudici. Dottore, perché bisogna vaccinarsi? Perché è importante il vaccino antinfluenzale? Qualcuno dice, alla fine dell'ultimo anno ci siamo fatti almeno 3 dosi di vaccino, perché continuare a vaccinarsi? È fondamentale continuare a vaccinarsi. La vaccinazione antinfluenzale, in particolare per oltre 65 anni, i soggetti fragili, è indispensabile perché protegge da probabili complicanze che la malattia influenzale può determinare. Quindi questo è fondamentale non soltanto per preservare in buona salute i soggetti fragili con cui patologie croniche, ma anche per evitare che a causa di riacutizzazioni di queste patologie, di complicanze dovute alla malattia influenzale, possano inappropriatamente accedere verso il pronto soccorso e verso gli ospedali del nostro sistema sanitario, appesantendo e quindi elevando energie e risorse ad altri tipi di attività sanitarie che sono altrettanto indispensabili. Quindi la vaccinazione anti-influenzale, come ogni anno, si deve ripetere anche quest'anno. Lo si può fare presso i medici di medicina generale, lo si può fare presso il nostro servizio sanitario pubblico, presso le cooperative di missione, il 21 degli istituti sanitari non c'è solo. Quest'anno è ancora più importante vaccinarsi contro l'influenza, perché mentre negli anni passati abbiamo avuto la protezione delle mascherine, del diradamento dei contatti sociali, oggi si è ripresa una vita normale, cioè si è tornati ad una ordinarietà anche nei rapporti sociali, non usiamo più mezzi di protezione, non usiamo più dispositivi di protezione individuale e quindi si presume che quest'anno il virus influenzale tenderà a diffondersi moltissimo e quindi non avendo nemmeno la memoria immunologica delle epidemie influenzali dei 2 o 3 anni precedenti, rendendoci quella della pandemia Covid, potrebbe essere una epidemia con l'influenzale di quest'anno più virulenta, più aggressiva, quindi a maggior ragione, soprattutto i soggetti fragili e di ultra 65 anni devono proteggersi con la vaccinazione per evitare complicanze. Un vaccino bivalente, che cos'è che può uccidere? È un vaccino che può essere ricevuto da tutti, sia nella pediatria che nella adulta, è un vaccino che copre rispetto a tutte le varianti del virus influenzale che quest'anno saranno in circolazione. La vaccinazione non dà effetti collaterali, può essere fatta anche contemporaneamente alla vaccinazione anti-Covid, oppure a distanza di poco tempo, non c'è particolare interferenza. A questo proposito voglio dire però di non sottovalutare l'opportunità di continuare a vaccinarsi con i richiami anche del Covid, perché non dimentichiamoci che il virus tende a variare e quindi probabilmente la memoria immunologica che abbiamo sviluppato con i precedenti cicli vaccinali potrebbe non essere sufficiente per proteggerci nei confronti delle nuove varianti. Quindi è vero che grazie alla campagna vaccinale, grazie quindi all'immunizzazione passiva, si è notevolmente ridotto non tanto l'incidenza dell'infezione, ma quelle che sono le complicanze, le conseguenze. Quindi ci sono molti più casi di pazienti asintomatici o pauci sintomatici. Però è pur vero che una variante verso cui la nostra memoria immunologica non è più attiva potrebbe essere aggressiva e quindi rinnovare la memoria immunologica con la quarta dose di vaccino può essere estremamente utile. Quindi insomma l'invito è quello a vaccinarsi sia contro l'influenza sia a fare il richiamo la quarta dose di vaccino in modo da poter essere al riparo. Grazie al direttore Iudici e mi raccomando, vacciniamoci. Grazie.